lo scomparto destinato alle riserve alimentari, oltre al deposito per gli animali. Poi gli alloggi riservati alla famiglia di Noè, che si trovavano in fondo all'arca. Noè, sua moglie, i suoi tre figli e le sue tre nuore. A livello superiore erano alloggiati tutti gli animali puri in coppie, sette coppie da usare anche per i sacrifici, tra cui le pecore. Le capre invece erano alloggiate su livello inferiore in quanto non erano pure. Le pecore, i cervi, gli alci, i bovini, tutte queste creature sono rappresentate magnificamente in questo lavoro di 1200 ore. Ci sono anche le piante, gli insetti e gli uccelli. Sono veramente felice che Noè prese a bordo anche loro, perché cantano e rendono la nostra vita più piacevole. Nel secondo livello sono alloggiati i serpenti e i dinosauri. Eddie, sono proprio contento che hai collocato i dinosauri in questo punto. Sono convinto, e ora so che ne sei convinto anche tu, sia su base scritturale che accademica, che c'erano i dinosauri sull'arca. I cammelli, i dromedari, gli ippopotami, e poi zebre, giraffe ed altri ancora, gli elefanti e tutto così incredibile. Anche i grandi felini sono qui. Un altro deposito per gli animali del secondo livello. Ho già menzionato che c'era la zona per gli insetti. E poi, in ultimo, c'è il livello 3. Era la zona destinata alla raccolta dei rifiuti e, se era necessario, li si poteva stivare temporaneamente finché non venivano gettati fuori bordo. E poi c'era la chiglia che stabilizzava l'arca. Questa, invece, è la struttura del soffitto, con l'unica finestra alta un cubito. È possibile riunire tutte le specie viventi? Vi ricordate, in un'altra trasmissione, dissi che Adamo aveva dato il nome ad ogni animale. Cerchiamo ora di dare un numero specifico. Forse sull'arca c'erano 16.000 o 17.000 animali. Questo numero comprende le coppie di 7 e di 2. 16.000, 17.000 animali in grado di sviluppare nuove specie fino a quelle che conosciamo. Ricordatevi, del gatto c'era bisogno di una specie sola, e così anche dei bovini. Poi c'erano i cervi. Di questi ce n'erano sette coppie, e poi le pecore, le capre sul secondo livello, e di queste ne servivano solo due coppie. Prendendo i ceppi delle varie specie presenti sulla Terra, si può spiegare lo sviluppo delle diverse varietà delle specie. Quando si prende il baramin, che tradotto dall'ebraico significa la specie creata, ecco che è possibile che sull'arca ci fosse spazio per tutti. Ma ora lasciate che vi spieghi come si fa a far entrare dei dinosauri nell'arca. In un'altra trasmissione vi ho detto che un dinosauro chiamato il seismosauro poteva alzare la testa fino a 21 metri circa di altezza e aveva una lunghezza di 42 metri circa. Come può un animale di queste dimensioni entrare in un'arca? Ebbene, il problema non è tanto uno di questi, quanto che ce ne sono almeno due di quelli che dovranno poi nel futuro riprodursi. Come si può far entrare due animali così grandi nell'arca? Gli esseri viventi migliori non sono gli esemplari più vecchi, ma quelli più giovani. Durante l'arco della loro vita, i rettili accrescono il loro peso iniziale della nascita fino a 40-50 volte, perciò alla nascita sono molto piccoli. E così un dinosauro che da adulto assumerebbe proporzioni gigantesche, da giovane avrebbe avuto la dimensione di un pony. Ecco come li si fa entrare nell'arca. Con calcoli matematici alla mano, si può asserire che potevano stare nell'arca anche da adulti, perché se si facesse una media di tutti gli animali, dai dinosauri ai mammut, agli elefanti, ai topi e ad altre specie ancora, risulterebbe che l'animale medio sarebbe grande come una pecora.
Sì, è proprio così. Lo spazio a disposizione sull'arca poteva ospitare fino a 520 carri bestiame. Ma Eddie è riuscito a ricavare dell'altro spazio utile. E penso che Noè ne avrà ricavato ancora di più, perché sicuramente egli avrà voluto avere le medesime cure del Creatore. Siamo quasi giunti alla conclusione del nostro programma. E voglio raccontarvi che alcuni anni fa mi trovavo a casa di un ateo. Non un semplice ateo, ma uno che aveva convinto altri a diventare atei ed era a capo di un movimento di atei. Ero in casa con lui ed egli mi disse: «Non riesco a credere nella Bibbia, quindi non riesco neanche a fidarmi del tuo Gesù». Gli chiesi: «Cos'è che non puoi credere nella Bibbia?». Lui rispose: «Beh, in cima alla lista c'è l'arca di Noè». E continuò: «Non è possibile che l'arca di Noè abbia potuto resistere a una tale tempesta e abbia potuto ospitare tutti quegli animali». Gli spiegai le cose come le ho spiegate oggi a voi, circa le dimensioni dell'arca, della capienza scientificamente provata e che poteva ospitare tutti quegli animali. Tutto a un tratto, quell'uomo ateo mi guardò e disse: «Dimmi come si prega, voglio fidarmi di Gesù Cristo». Io ho avuto il privilegio di portare quest'uomo a Gesù, perché l'arca è fattibile e la risposta si trova nel manuale, cioè nella parola di Dio. Se questo programma è stato di vostro gradimento, scrivete alla TBNE a Creazione nel XXI secolo, via Pascoli 103, 21050, Marnate, Varese, e dite loro che questo tipo di programmi vi interessa, perché ho voluto fare un vero investimento nella vita della vostra famiglia. Ho cercato di farvi capire che non avete creduto a delle favole, ma che avete seguito la verità della parola di Dio, che può essere verificata scientificamente. Il diluvio è veramente accaduto, l'arca di Noè è stata veramente costruita, e sono contento che il vostro antenato era a bordo.